Questo è Maurizio e questo? Presente Maurizio. Lui è Mille Accendini. Mille Accendini e Maurizio, che è tornato Mille Accendini dalla Sardegna, come vedete qua è scritto. Maurizio, la prossima volta ci porto pure a te, eh? Sì, sì, io adesso già preparo una bici da trekking. Lui verrà con una bicicletta normale, quindi lo farò schiattare. Però è da fare pochi chilometri, magari un pochettino di meno, perché i miei 120 chilometri che ho fatto, tu non l'avresti potuto fare agevolmente con me. Perché? Sai perché? Perché io vado fino a che non finisco la batteria, poi lì proprio mi devo fermare per forza. Tu magari in quel momento stai in forma e ti romperebbe starci 40 minuti. Però è uguale, alla fine è uguale. Lo fai tu stesso. No? Vabbè, comunque ecco, io l'ho spinto al massimo quello che si poteva fare, perché in Sardegna ho fatto 110, 115, 120 km. Più l'ultimo giorno una settantina di chilometri a girare così e una settantina di chilometri il giorno prima per arrivare al porto, più altre 70 chilometri per tornare a casa dal porto. Però l'ho spinto perché ero da solo, però quando si va in compagnia si dice sempre a che velocità va una flotta, la flotta va alla velocità della nave più lenta. Quindi se magari andiamo in gruppo con qualcun altro che può andare a 70 chilometri, ecco, si segue l'andamento più lento. Nel caso tra me e Maurizio, il più lento comunque sarei io, perché Maurizio ce la fa tranquillamente a dirlo. Quanti chilometri potresti fare al giorno senza essere stanchi in maniera tale che il giorno dopo li puoi rifare? 100 lo faccio bene, con 100, perché io faccio pure allenamenti di 200 chilometri, però comunque 200 chilometri? 200 chilometri al giorno. Il motorino ce l'ha tutto qua. 200 km al giorno magari fatica, con 100 io sono tranquillo che magari una settimana 100 km al giorno li faccio bene, 100, 120 li faccio. Sì, ma poi io ero da solo, volevo provare la cosa, ma qui la cosa migliore sarebbe anche rimanere tipo 60, 70, così poi ti rimane tutto il relax possibile, fatti anche in bagnetto, perché se io ne avessi fatti solo 70 al giorno avrei potuto avere due giornate, una di bici e una di mare. In questo caso invece ero proprio partito perché volevo provare la bici. Ah, vi consiglio, la statale 125, quella lì orientale sarda, è una pista ciclabile, che è una cosa meravigliosa. Non c'è andata agosto, più che altro per il caldo, e poi il bello di che giri e ti fermi dove vuoi. Se ci vai agosto invece magari è tutto prenotato e anche in campeggio magari potresti avere qualche difficoltà. E poi con la bici elettrica, io sto parlando di bici elettrica, con la bici elettrica comunque devi trovare sempre con sicurezza una presa per ricaricare la notte. Problemi ciclisti normali, invece basta una pizza. Sì, e ritorno in forma. Capito? Però la cosa bella che a me è piaciuto tanto di questo viaggio, della bicicletta elettrica soprattutto, qual è il fatto? Che una persona come te, che pesa 100 kg, non se lo sarebbe mai sognato di andare a fare un giro in bicicletta. Quindi qual è il bello di questa bicicletta elettrica? Che magari mette sul sellino tante persone che pesano più di 100 kg. Ma pure il bicipite sto vedendo, certo. Forse se è in bicicletta si no, fa bicipite. No, bicipite non... Come lo fai? Sono magro sopra sono magro. Mentre vai in bicicletta e viene anche il bicipite. No, sono magro. Allora dicevi Maurizio? La cosa bella è che te hai fatto 100 km al giorno, una media di 100 km al giorno. Se non avevi questa bicicletta elettrica non l'avresti mai fatti, perché è vero che magari 100 km al giorno equivalgono a 50 di fatica, a 50 km al giorno con una bici normale. Però a te, se io ti do una bicicletta normale, tu non ci saresti mai andato a far girare la Sardegna. No, la prima salita che trovavo, maledivo il giorno che ero salito sopra la bicicletta. Quindi questa bicicletta elettrica ha messo voglia, specialmente poi con i tuoi video, si sono tutti resi conto che magari anche una persona di 100 kg può divertirsi e passare delle belle giornate con la bicicletta. Ah, diffondiamo una cosa, c'è una possibilità che magari in Svizzera l'hanno capita già da 10 anni, però si può fare il ciclo turismo elettrico, dove se uno c'ha in mente di fare 60 km che è la media, 50-60 km è la media del cicloturismo, quelli che vanno con i bambini, fanno più o meno questa media qua, quelle che fanno... I 60 km di cicloturismo sono alla portata di tutti. Quant'anni? Anziani, giovani con la panza, ma giovani possono andare anche con la bicicletta normale, però quelli che dicevano io non lo posso fare. Quanta gente c'è che magari pesa 100 kg e dice il sogno della vita mia è andare in bicicletta ogni giorno, però madre natura non gli ha dato un fisico da potersi permettere di fare 100 km, oggigiorno con la bicicletta elettrica li può fare. E questo è il vantaggio, perché dici, vedi, io magari fisicamente non sono tipo leggerino, non sono tipo magro, però il sogno mio sarebbe girare il mondo con la bicicletta. Senti, ma io ho un progetto, ieri ne parlavo con Zello, dove ce l'ho? Ce l'ho qua, Zello. Questo qua praticamente è una specie di radio walkie-talkie, eccolo qua.
1 vale 1, 1 vale 1, è un'applicazione che si scarica, si chiama Zello, e il canale dove parlo, dove ho parlato durante il viaggio, si chiama 1 vale 1, è un canale dove parlano di quello che vogliono, però normalmente chi è entrato appassionato di questa cosa parla di bicicletta, del viaggio o dei viaggi che sta facendo, può essere utilizzato anche per collegare. Allora, ho anticipato qua su 1 vale 1 questa cosa. Allora, un format per un reality YouTube. Un format per un reality YouTube, eccezionale questo format. Allora, praticamente si prendono delle biciclette elettriche e si può fare il giro del mondo, ma si può anche fare semplicemente il giro del Bangladesh, dell'India o del Nepal, insomma di un paese, e ci si mette tutte web star o qualche ospite speciale. Maurizio, tu come special guest, come meccanico del gruppo, sì. Però allora, prima web star, 1000 accendini, vabbè, siamo partiti dall'alto, quindi poi dopo andiamo. Clio Makeup, a Clio Makeup io lo dico qua pubblicamente, cara Clio, sei invitata, puoi venire con noi, pensa che bello. Clio, ciao. Vedi, ci salutano da Zello intanto la gente che... Allora, Clio Makeup, pensate là che alla mattina che si sveglia, che io mi inquadro con Clio Makeup con tutti i capelli per aria, che tenta comunque di mettersi il rim, quindi Clio Makeup. Poi Matteo Montesi, lo conosci Matteo Montesi? No. È quello là che predica perché Gesù, diciamo, è un po', è uno che giustamente, perché ognuno le cose, e vuole evangelizzare tramite YouTube. Quindi Matteo Montesi, ti faccio passare per tutti i posti, puoi andare là con gli indù, con gli induisti, con i musulmani, ti lasciamo là, praticamente durerà la prima settimana, perché penso che poi dopo lì a sentirti magari che predichi così ti fanno fuori subito, però la prima settimana Matteo Montesi è invitato. Poi c'è Giuseppe Simone, lo conosci? No. È uno che è fissato con la gnocca, che dice l'avete dato a tutti, non me l'avete dato a me, guarda, pure lui è una web star, è famosissimo. Allora chiamiamo tutta questa gente che è famosa e facciamo un evento mediatico fantastico, tutti quanti con o biciclette elettriche o Risciò, che stai seduto anche più comodo, quindi così mettiamo anche uno, dice ma no, ma io vedo le biciclette, Risciò elettrico, magari può essere anche tandem, metti che proprio c'è una web star che non può pedalare, ce la carichiamo dietro, basta che ci porta un po' di fama. Allora, se sceglie questo paese, pensate, facevano l'isola dei famosi, che l'unica cosa che devono fare è stare in un posto noioso a morirsi di fame, con gente che sta lì perché non se l'è guadagnata. Invece con YouTube è tutta gente che la fama se l'è guadagnata, cioè se la gente guarda Matteo Montesi vuol dire che il popolo c'aveva fame di Matteo Montesi. Invece magari tante volte in televisione troviamo gente che te la impongono perché ha fatto il servizietto al presidente del consiglio di turno o al deputato di turno, cioè se abbiamo la ti è obbligato a vederti magari delle prostitute, perché queste qua ti dicono guarda te la raccomando io, e quindi bene o male invece su YouTube è molto più democratico, c'è gente che io non ho pagato nessuno per guardarmi, eppure c'è qualcuno che dice no, mi voglio vedere 1000 accendini, e quindi la stessa cosa è successa con Clio Makeup. Poi possiamo invitare, potremmo anche allargare ad altri, però io penso un gruppettino non troppo grande, 6 persone, 5-6, bravo, 5-6, di cui un tandem che è più grande, ci si carica meglio la roba, magari il tandem è tandem Risciò, che c'è il tetto per coprire, così se c'è qualcuno che si infortunia comunque può essere trasportato, quindi quello è il mezzo, magari è quello che ci mettiamo il motorino un po' più spinto in maniera tale che è sempre a pedalata assistita, però abbiamo il mezzo di supporto, e si va in questi posti, Laos in bicicletta, ragazzi, cioè c'hai gente che è famosa di suo, quindi che comunque già c'ha un suo pubblico, che si unisce a non stare fermi in un posto, a inventarsi la missione, andate a raccogliere l'acqua come fanno là andate a raccogliere le formiche, cioè ti devono dire cosa devi fare, lì devi fare una cosa, viaggi, e nel viaggiare c'hai tante missioni che devi fare, cioè trova il barretto, vai a cercare la birra, sopravvivere da solo, sopravvivere, attenta a non prendere la buca, la devi fare. Se rompe la bici bisogna accomodare la bici. E tutti affari tuoi, quindi te lo portiamo, quindi, ma con questi problemi qua noi ci siamo tutti quanti risolti portando Maurizio. Però c'hai altre cose, tipo Matteo Montesi, scappa che ti stanno rincogliendo i musulmani. Cioè lì sono. Sì, ci sono proprio dei musulmani, perché non è che.
i musulmani sono cattivi, è che di fronte a Matteo Montese, che magari lì gli si mette a predicare davanti alla moschea tutto infervorato, giustamente potrebbero farsi prendere 5. Può arrabbiare, qualcuno si può arrabbiare. Certo, quindi Matteo Montese lo lasciamo sempre un chilometro indietro, cioè lui può fare il coso, stiamo noi tramite Zello, gli parliamo, dico come va, ancora tutto bene, e Matteo Montese ci farà la diretta, anche un stream, cioè poi è tutto collegato, pensate che figata. Allora, tramite la radio, tutti noi del gruppo ci sentiamo tra di noi e sentiamo la gente da casa. Se diventeranno troppi quelli da casa, ho già la soluzione, perché non è che poi senti 1000 persone che ti interrompono. La soluzione è questa: creiamo 5-6 moderatori, tra cui il Fragole Mature che già fa il moderatore, così. Questi moderatori cosa fanno? Leggono i commenti su stream, cioè un posto dove la gente scrive i commenti, e fanno una selezione dei commenti più simpatici, così praticamente il canale comincia a continuare. Vedi? Allora ragazzi, siamo in questo momento con Maurizio, vedo che nel frattempo si è stato aumentando qua sul canale 1 vale 1, e con Maurizio stiamo facendo un video dove stiamo illustrando questo show di Webstar in giro per il mondo con bicicletta pedalata assistita. Quindi stiamo divulgando questa idea, stiamo mandando ufficialmente l'invio a Clio e a Matteo Montesi per questa esperienza. Allora, adesso dovrò ammutare il telefono, perché sennò qui giustamente si eccitano. Giuseppe Di Mone, oltre a Matteo Montesi, o solamente a Matteo Montesi? No, anche Giuseppe Simone. Giuseppe Simone, vieni, anche Giuseppe Simone è un po' sovrappeso come me, ma faremo una bellissima esperienza. Ci invitatemi. L'unica cosa, dobbiamo trovare gli sponsor, perché non è che io la posso pagare io la bicicletta a Giuseppe Simone, magari una fabbrica. Ecco, io in questo momento uso le flyer, però se troviamo una fabbrica che ci fa biciclette di qualità col motore Bosch, ma poi non è che ce le deve regalare, ce le presta sul no, che ce le deve regalare, ma scherzi, ce le deve regalare, sì, ma non solo ce le deve regalare le biciclette, ce le deve regalare le biciclette, il biglietto aereo, il biglietto di ritorno e 10 euro al giorno. Ecco, facciamo qua la soddisfazione, la sopravvivenza, dobbiamo sopravvivere, farci il viaggio con 10 euro al giorno, dobbiamo 15, perché la birretta comunque vabbè, Maurizio ne spende 8, io 12, via, facciamo, ok, no, ma pure tu ti accompagni con la birretta, sì, chi è che non beve? Matteo Montesi non beve, quello ti pare che beve? No. Matteo Montesi 5 euro al giorno, 1000 accendino 15, va bene, okay. Poi vai in base al peso, se uno pesa di meno soldi, se uno pesa di più soldi. E dopo così nessuno vuole dimagrire. Vabbè, dai. O facciamo una cosa così: se dimagrisci un chilo, ci sono i bilanci, in India ti affittano, non sono stati in India, ci sono, pure in Africa lo fanno questa cosa qua, delle bilance, tu vai sopra e ti pesi, e non è a monetina, cioè che già l'impianto a monetina potrebbe costare, gli dai i soldi proprio in mano, gli dai tipo un centesimo o due centesimi, e praticamente questa gente si compra la bilancia, e è la sua attività, cioè capisci, una bilancia che da noi probabilmente sono di basso livello, una bilancia da 4-5 euro, e lui dice mamma mi metti in affari, per mettere in affari cos'è? 4 euro, cioè è una figata, infatti ci sono le banche del credito in India che danno un credito solo di 100 euro e c'è gente che tira su la baracchetta con 100 euro e la percentuale di quelli che non restituiscono i soldi è quasi nulla, mentre qua quando tu presti alle banche 2000 miliardi difficilmente te ne vengono indietro, là tu dai il microcredito solo 100 euro, cambi, fai sopravvivere una famiglia e c'è quasi il 99,1 che ritornano indietro questi soldi. Pensa che è il mondo, eh? A volte vedi questi fallimenti da 200 miliardi e c'è qualcuno che gliel'ha dati, invece magari uno che ti chiede 10 euro non glieli dà nessuno, non gli dà credito a nessuno. Allora, nel frattempo io ho spinto e stanno in ascolto. Allora, vediamo un po' quelli che stanno in ascolto, se ci salutano quando interrompo, stavamo su Zello, eh? Giusto per farvi capire il concetto dell'interattività, dell'innovazione di questo format. Perfetto, riprendo la parola io. Ciao mille. Ok, ripreso la parola, era giusto per far capire questa cosa qua. Allora, l'interattività. Si può comprare delle schede nel paese, per conto Laos, di tutte le compagnie con internet non limits, quindi pure quello deve pagare lo sponsor, cioè ci vogliono almeno 200 euro di schede pagate, anche 300, in maniera tale che proprio abbiamo internet flat. E
tramite cellulari andiamo in diretta, quindi uno o due biciclette trasmettono proprio in diretta, quindi voi potete vedere in diretta da casa, andando sul canale Ustream, dov'è che siamo in quel momento nell'Aus, dove il gruppo sta in quel momento nell'Aus. Poi ognuno con una GoPro, io ce l'ho le mie, non chiedo niente, però per gli altri paga lo sponsor, GoPro e staffetta per tenerle qua o sul casco o sulla bici, ognuno di queste persone per il proprio canale si cura il video di fare, anche perché c'è un resoconto, in modo che la gente ci va, non lo torna conto, dico, va nel proprio canale, quindi ognuno di queste web star si carica il video nel proprio canale la sera stessa, sempre tramite cellulare o tramite internet point, perché sembra una cazzata, ma in Italia non li trovi gli internet point, se tu vai in questi paesi qua, ci sta l'internet libero, non stanno ancora a decidere sulla legge se si può o no. Ci vieni, Mauri? Ci vengo, non ci vengo, subito ci vengo. Quanto lo fanno durare questo viaggetto? Un pochetto, Minimo 15 giorni. Minimo 15 giorni. Raga, non solo ne parlerà YouTube in tutti i modi, perché cioè, 4-5 web star che partono così. Allora, ci manca lo sponsor che ci regali. A me, pensa, no, la bici a me pure me l'ha regalata, perché la mia quelle, eventualmente si può pure non pagare il viaggio di ritorno e le prendiamo queste biciclette donate dallo sponsor, le lasciamo a un'opera pia, le lasciamo a un ente che ne so, che aiuta i poveri, e le lasciamo tutto quanto, sicuramente ci sta. Quindi alla fine queste fabbriche, qual è il costo di queste fabbriche? Dovranno tirar fuori 5-6 biciclette, 5-6 biglietti aerei andate e ritorno, ma diciamo con 20-30 mila euro fanno tutto quanto, e gli facciamo vendere tante di quelle biciclette. Pure che poi dopo, quando vedono che queste biciclette elettriche portano persone di 100 kg in giro per il mondo, penso qualsiasi persona che pesa 100 kg magari se la compra per andare a fa speso o per andare al lavoro anche. Ma sì, però se poi dopo rimaniamo tutti a piedi, il rischio, perché può essere, se rimaniamo tutti quanti a piedi, il rischio è per la ditta che non vende più neanche una bicicletta. No, beh, le biciclette le accomodiamo tutte, okay. Non c'è nessun problema. Ci dobbiamo avere anche il risciò, no, ma può essere anche il biciclette, perché tanto si può caricare tanta di quella roba. Guarda, io mi sono comprato questa maglietta qua, dopo che ho fatto il mio incontro col frate, l'hai visto l'incontro col frate? Sì, quello è stato bellissimo. Incontro, voi cercate, giro della Sardegna, incontro con l'eremita, Miglia Accendini, incontro con l'eremita, Sardegna, se mettete queste parole lo trovate, c'è un frate vestito di giallo ed è stata una cosa strepitosa. Che oltretutto io faccio un omaggio alla Sardegna, come c'ho qui la maglia, perché io sono andato a vedere tramite, dopo il tuo video, altri video che stanno su YouTube, questo frate pensa che ha girato l'Italia. E nessuno mai si è accorto di questo frate. Già in Sardegna ci sono su YouTube 2-3 video di persone che in Sardegna hanno fatto il video. Il più bello è il tuo. Oh, ha detto, ha fatto 4 anni e mezzo per girare l'Italia. Sto frate, che io ti saluto, che adesso ci sta riguardando. Ci ha messo 4 anni e mezzo a girare l'Italia. Non si è nascosto che è andato su per il monte. Stava sulla strada, vestito di giallo. Non se l'è inculato nessun giornalista. Solo in Sardegna, sì. Non ci abbiamo, ma gli hanno fatto un trafiletto, l'uomo vestito di giallo. Ci stanno le prostitute. L'ho visto il video, bellissimo. Adesso do un attimo il volume. Ci stanno le prostitute di queste qua che vanno con i presidenti del consiglio e company, che dicono 3 più 3, boom, li sparano in prima pagina, genio, diamogli il premio Nobel. C'è una persona interessantissima che gira per strada, parla con chiunque, così, sono pennivendoli, non so giornalisti, un giornalista che avesse detto questa è una notizia, invece noi abbiamo i giornalisti che sono abituati, funziona così, ti offro la cena, ti do 100 euro, allora hanno visto sto eremita, gli ho detto ce l'hai 100 euro da darmi? E mi ha detto io ho 5 litri d'acqua, mi sono portato, allora non fai notizia, non interessa, è così l'Italia, senza soldi non interessa a nessuno. 4 anni e mezzo ha girato l'Italia, 4 anni e mezzo non c'è uno straccio di articolo di giornale, si è accorto di lui, si è fatto il giro della Sardegna e gli hanno scritto l'uomo in giallo, ma un uomo che ti parla di San Francesco, d'amore, di uccellini, di cose della natura, dell'ecosostenibilità, della storia dei nuraghi, un uomo che ti può parlare di queste cose qua, che gira in un modo che lancia un messaggio così forte come quello di San Francesco, tu hai qualche altra notizia? C'hai, che cos'hai? C'hai Soru, Tiscali, di chi? Dei Fioroni, di D'Alema, dei Berlusconi, di chi? Qual è la notizia del giorno?
Qual è la notizia del giorno? Ci abbiamo Andreotti, chi ci abbiamo? Salvo Lima, chi ci abbiamo di notizia del giorno da fare? È una cosa pazzesca, ragazzi, è assurdo, quindi noi non ci mischiamo, non vogliamo andare in televisione o sui giornali, facciamo tutto per conto nostro, tutto con applicazioni gratuite. Zelle è gratuito, Ustream è gratuito, YouTube è gratuito, quindi giriamoci la auto, ci autoproduciamo, qua, che se vogliono ascoltare qua da Zello gli metto, ah no, vedi, stanno parlando, non li voglio interrompere perché io ho tolto solo il volume, quindi su Zello continua una comunità che parla e fa girare le idee. Allora, l'invito per chi è? Giuseppe Simone, tu non lo conosci, molti li vai a guardare, sì. Per Clio, invitiamo Clio, una donna ci vuole nel gruppo, Clio. E Matteo Montesi, Mille Accendini, e basta. Poi pure Beppe Grillo, che ho visto che gli piace, l'impresa è allenato là per fare la cosa a nuoto, che vuoi venire Beppe Grillo, che siamo compagni di panza, smantiamo tutti e due 15 giorni in Laos. Io sono fatto in Sardegna, sono ingrassato mezzo chilo, ho fatto 500 km in Sardegna, sono ingrassato mezzo chilo. Si mangia troppo bene, se missioni bisogna andare a fare nei posti dove si mangia, che ne so, in Cambogia ci sono stato, non si mangia bene in Cambogia, nel Laos non lo so, in Sardegna, in Sicilia, se vuoi dimagrire si mangia bene, si mangia troppo bene in Sardegna, raga. Quindi non, se voi volete dimagrire andate, dov'è che si mangia male in Italia? In Italia? Perché adesso si sta per fare almeno 200.000 nemici. Allora, dov'è che si mangia male in Italia, Maurizio? Dove? No, io mangio bene la persona. È di bocca a bocca, Maurizio, non lo dirà mai. In Umbria si può dire, nel Lazio si può dire. Ditecelo voi nei commenti, diteci, perché non ci possiamo esporre troppo su questa cosa qua. Dov'è che si mangia male in Italia? Bene, oh ragazzi, non esiste un canale YouTube, cioè un canale televisivo specializzato sulle biciclette, e non esiste un canale YouTube che ha una sua cadenza, perché tutti quanti c'è un video al mese, ma non si può creare una specie di televisione che si parla di biciclette un video al mese. Ecco, io dico, io non è che posso fare tutto io, perché adesso magari tra un pochettino mi appassionerò, come il frate, mi prendo il carretto e vado, quindi non è che posso stare sempre a pensare a YouTube, anch'io comincerò a fare il mio giro così a piedi. E quindi anche voi fate canali YouTube, interconnettetevi in maniera tale che ci sia un network autoprodotto, mettetevi la GoPro, io vi indico la strada, compratevi la bicicletta assistita. Pedalata assistita. Mauri, tu che adesso hai affrontato la bicicletta solo come sport, invece hai visto quando diventa una cosa multimediale, diventa un giocattolo diverso, come quando uno... Sì, un modo diverso di fare sport, tra virgolette, perché è sempre sport, perché alla fine fatichi sempre, anche se è assistita, un po' di sudore lo fai lo stesso, però c'è pure il divertimento, non c'è soltanto lo stress agonistico, lo stress della prestazione. E la bici multimediale, cioè attaccarci questi accessori qua in maniera tale che se parla si manda il video, cioè è quasi un contorno del diventa figo, pensa, due persone che parlano, parliamo solamente di questo qua, come si fa? Va attaccato al manubrio questo, c'è l'attacco e ci vuole l'amplificatore, se no non si sente, non riesce a sentire in mezzo al traffico, ma se c'è un gruppo di 7 cicloturisti possono parlare tra di loro, tra il primo e l'ultimo, cioè e cambia il modo di fare group carovana, uno può stare a 2 km e partecipare alla discussione, essere preso per il culo quello l'ultimo dietro da quello che sta in cima, dice oh ancora stai lì, io lì mi sono fermato a pia al caffè un'ora che ti ho aspettato, non sei arrivato. Invece in quell'altro modo la telefonata non è uguale, perché la telefonata devi rispondere e mettere il telefono, questo parte in viva voce in automatico, quindi anche se tu stai sulle mani sul volante e non puoi partecipare, ti possono prendere per il culo, ma anche in modo passivo, dici no, non rispondo, invece quegli altri dicono oh. Poi volendo puoi pure attaccare le cuffiette, quindi lo puoi no, sentire vabbè, alle cuffiette io perché pensavo sempre che danno fastidio le cuffiette alla bici, si può no, fare? No, mi è venuto in mente le cuffiette perché è più facile. Tra i motociclisti già usano quel sistema che... Il prodotto. Sono collegati con delle cuffiette tra quello che guida e la ragazza, certo, magari che sta dietro, però si ferma lì. Ma le cuffiette col filo o col Bluetooth? No, senza col filo. Col filo c'è un apparecchietto che è tipo un amplificatore, qualche cosa del genere. Però pensavo la moto che sta giù
l'ultima moto magari su una fila di 20 moto non ascolta quello che dice, certo, quindi questo lo possono utilizzare anche i motociclisti, certo, perché se se lo attaccano sulla moto poi con una cuffietta, perché ovviamente loro la velocità è più alta, magari vanno a 100 all'ora, quindi ci vuole proprio nell'orecchio, ci vuole, certo, nell'orecchio, quindi con la cuffietta e magari un microfonino possono benissimo parlare. Bene, adesso Maurizio l'ha fatto qua, voi se ci avete consigli, cose e a cosa da aggiungere, scrivetelo nei commenti, cioè facciamo diventare i commenti di un determinato argomento una specie di forum dove uno mette dico una cavolata io e voi mi correggete e poi dopo magari mettete la vostra idea e che può essere utile a altri che fanno commenti, quindi questa cosa delle cuffiette è ottima e poi tra l'altro è anche economica, perché a questo punto basterebbe solo l'attrezzo che tiene il telefono, che diciamo con 10 euro si rimedia, e quindi a sto punto, e poi non solo la carovana, anche da casa, cioè uno sta in vacanza e ci sta la mamma, il papà che possono domandare, la moglie, il figlio, che domandano, ah dove stai, però non una telefonata, si può fare anche la telefonata privata, sì, però all'interno della discussione possono... Ti parla prima quello che sta a un metro da te, poi quello che sta a 100 metri da te, poi quello che sta a 100 km da te. È un modo nuovo, che stiamo orientando, stiamo aprendo la strada. Vedrete che dopo questi video, magari tra 6 mesi, saranno molti più i gruppi che utilizzeranno queste cose qua. Va bene. Oh, Maurizio, dobbiamo fare qualche video, ci hanno chiesto un sacco di cose. Tu, Maurizio, ci aveva in mente uno, però aspettiamo che cala il sole, magari così. Come si lava la bicicletta dopo un viaggio? Dopo un lungo viaggio. La bicicletta dopo un lungo viaggio, intanto annunciacelo, come si lava? Ma prima, ci sono varie tecniche, dipende anche dal tipo di bicicletta. Se adesso prendiamo la tua bici e si lava con un sistema, e una bici normale, una mountain bike, la strada si lava in maniera diversa. Allora la mountain bike che ha il cambio, tutto, prima di tutti bisogna trovare un pennellino con un po' di nafta e pulire tutta la catena, i rapporti, la guarnitura, tutto il lato meccanico. Dopodiché si va a risciacquare con dell'acqua. L'acqua, la bicicletta non va mai lavata, schizzata di lato, ma sopra. Per quale motivo? Come la pioggia. Come la pioggia, perché di lato può entrare nei cuscinetti, nei sistemi di rotazione, come serie sterzo, movimento centrale, altre cose, invece da sopra l'acqua non entra dentro i punti sigillati. Dopodiché viene tutta insaponata con del sapone, che poi molti comprano saponi particolari, io invece mi trovo molto bene con il svelto, quello per lavare i piatti, perché è uno sgrassatore, l'altra dritta, costa poco, prendete l'informazione, costa poco e lava bene, perché quello è proprio uno sgrassante che non lascia neanche il calcare, lo svelto, no? Lo svelto. Dopodiché viene risciacquata. Ora la tua come la laviamo? Non abbiamo il cambio, perché è tutto un sistema, te hai il cambio, le winci, quello tutto all'interno, le winci, all'interno del mozzo, quindi non c'è neanche bisogno di dargli con la nafta. Noi la laviamo soltanto con l'acqua, con del sapone, un buon abbondante sapone, diamo una bella sciacquata, andiamo poi dopodiché a controllare se durante il viaggio è stato fatto qualche danno. Se si sono sdicentrate le ruote, se si è allentato il manubrio, il cambio, si controlla un po' tutto, i freni, l'usura dei freni, un po' tutto si fa, perché poi questo lavaggio a volte parecchi lavano la bici per renderla più bella, no? Più brillante, perché sporca, ma il lavaggio in realtà va fatto perché dopo un lungo viaggio, una volta che la bici è lavata e pulita, bisogna controllare le saldature, se il telaio è ceduto, se c'è qualche botta durante il viaggio. In poche parole, quando uno lava la bici, controlla se si è rovinato il telaio, se sono rovinati i componenti. E quindi con la bicicletta pulita uno si accorge meglio se una saldatura si è un po' sdisaldata. Uno può prendere una buca, si è rovinato magari il telaio, si è sdisaldata la saldatura, oppure ha fatto qualche ammaccatura caricandola, oppure si è svitata una vite. Va fatto il lavaggio della bici, va fatto per un controllo generale, non è che va fatto magari per renderla bella, sì, poi dopo più bella la bici, con l'occasione della ripassi tutta quanta, sì, perché poi lavandola pezzo per pezzo uno controlla tutti i pezzi che sta lavando. Io adesso lavo il manubrio, controllo tutto, poi una volta che è asciugata andiamo con una chiave a brugola a controllare se si è allentato il manubrio, se si è allentata la sella, se si un giorno dobbiamo dare uno sguardo a sono vinci, perché il vinci è proprio un cambio perfetto per il cicloturismo, perché praticamente non ha bisogno di manutenzione, non c'è parti mobili che si vedono, cioè solo là. Una cosa c'è, va attaccato e ci sono degli attacchi con delle mollette, allora quello bisognerebbe guardarlo e capire se eventualmente in caso di danno nell'house
cioè, perché magari della catena normale nell'Aus un pezzo di catena lo trovi, nel caso bisogna andare nell'Aus, se da portasse da casa l'attacco, perché qualche pezzo di piano, se c'è qualcuno che già lo sa, perché visto che è un cambio rarissimo, che proprio si prende, è proprio stato consigliato da me, da Bici Caffè, che mi ha dato la bici, perché è un cambio che non ha manutenzione. Poi magari anche chi non è capace a cambiare, perché non tutti sanno come si cambia in bicicletta, non scadevi mai con il cambio d'uso, non scadevi mai, e poi non sai nemmeno che rapporto metto, non lo sai, questa salita come la devo fare, ti serve più aiuto, ti serve più aiuto, giri una mano in su come se fosse l'acceleratore, però in realtà non è che accelera, cambia il cambio ma in modo continuo, è come se tu dici cambio numero 1, numero 1,2, numero 1,3, cioè non c'è la prima, la seconda, è una gran cosa, dal punto di vista che ti è un problema in meno, cioè il cambio c'è ma non c'è il problema del cambio, quindi per il cicloturista, perché uno può essere avventuroso anche senza essere tecnico, e però senza essere tecnico bisogna prendere tutte le cose che ti eliminano i problemi di automanutenzione. Abbiamo fatto questa puntata qua, è una cosa nuova, ecco, una specie di chiacchiera, una specie di Bici Caffè abbiamo fatto. Sì, sì, un discorso tra ciclo escursionisti. La prossima volta magari possiamo, annunciandolo prima, potremmo avere 20-30 più persone che possono intervenire, magari utilizziamo di più Zello sapendo già... intanto 9 persone, vediamo un po'. Intanto magari potremmo, eccolo qua, intanto 9 persone collegate su Zello che ci stavano, quindi potrebbe essere anche, si può anche trasmettere la discussione che c'è su Zello. Ci lancia qualcuno qui che piace la bicicletta, si qui su, questi qua sì. E adesso noi glielo domandiamo. Allora ci domandava Maurizio, ma voi che state su Zello, quanti di voi sono appassionati di bici e si sono messi qua su canale 1 vale 1 di Zello per la bici? Principalmente per la bici e poi per 1000 centimetri, va bene, ma io sono solo un tramite, che magari vi dà il mezzo per poter parlare, perché qui continuano a parlare anche quando non ci sono io, durante... Grande 1000 centimetri, siete migliori. Allora, qui continuano a parlare, adesso sento un po' imbarazzo perché stanno che l'ho messi, se no durante il giorno continuano a parlare di biciclette, ho fatto il viaggio, ho avuto questo problema, come l'ho risolto? Maurizio, si ripete che non abbiamo capito. Maurizio si farà un account Zello e verrà insomma a frequentare un pochettino anche lui Zello. Ma non solo Maurizio, ma anche l'altra gente che sa, dice io questo come devo fare, e dei 9 che ascolto gli danno la risposta immediata. Quindi è una specie di forum aperto 24 ore su 24, e il punto d'incontro, il canale che ho creato io, 1 vale 1, mi piacerebbe che diventi un punto di partenza per chi vuol scoprire questa cosa qua. Poi magari se siete un gruppo di ciclisti di Cagliari che volete creare ciclisti Cagliari. Oggi non c'è nessun viaggio. Sì, la risposta, andiamo a prendere il caffè. Ecco, questi sì. Sono i piccoli viaggettini che magari a fine giornata fanno fare quei 2, 3, 4 km che comunque. Anche il caffè è un viaggio. Anche, cioè, in questo modo il caffè si autobrucia, non è che dico adesso poi dopo, no, 80 calorie e automaticamente per andare a prendere il caffè. L'altra sera in Sardegna invece per andare a prendere la pizza ho fatto 6 km. Quindi, voglio dire, almeno uno spicchio di pizza si è bruciato solo per arrivare a prendere la pizza. Eh sì. Lo sono ingrassato, hai capito? Perché siccome mi dico no, mi metto a ricaricare la batteria. Non mangiavi tanto. No, ricaricavo la batteria 5-6 volte al giorno. Allora ogni volta birra panino, è così. Allora bisogna trovare il metodo, anche magari farla scaricare la batteria. Oppure mangiare cose più energetiche, magari invece di bere una birra, ti potevi prendere. La birra brucia i grassi, c'è uno studio che ho fatto. Sì, però puoi anche bere ogni tanto magari un po' di sali minerali, un Gatorade. Tu dici sta roba qua? Sì, qualche cosa. Io la vedrò un po', io un vero uomo prende la birra, va al bar e dice mi piace sali minerali. Mi sembra un Gatorade, ti potevi prendere un tramezzino invece di un panino, ma che cosa? Andare no. Un po' più leggero, un po' più leggero di magrire. Allora ragazzi, io per dimagrire devo andare nel Laos, mi devo prendere la dissenteria, questa è l'unica cosa, mi devo fare una settimana in bicicletta, ci attacco direttamente il catetere là in bicicletta e lì tornerò dopo 15 giorni, io l'unico modo è questo qua, devo andare nel Laos, in Sardegna non... Si mangia bene. Ma come fai a dimagrire? Vai lì, ti fanno questi spaghetti con la bottarga, fanno ti cucinano il calamare in dei modi strepitosi, È proprio antiproducente, paghi il biglietto per arrivare fino a lì. Dici devi andare chi è magro e vuole mettere qualche chilo. Bravo, qualcuno che vuole fare cicloturismo
e vuole mettere su chili, è stupenda la Sardegna. Ragazzi, qui attacchiamo, che nel frattempo l'avevo messo in ascolto, quindi hanno partecipato alla diretta. Interrompiamo qua, quindi questo è un primo esperimento di Bici Caffè. Attenzione a non farti grasso. Questa è da Napoli, questa è l'espressione tipica napoletana. Tolgo l'audio un attimino. Mauri, commentate, fateci sapere cosa ne pensate di questo esperimento, del Giro della Sardegna, di Zello. Scrivete dei come compartecipate, perché questo non è che... video delle riparazioni di bicicletta, se vi piacciono. Cosa che vogliamo fare, questa idea del coso, cioè compartecipate, perché questa qua non è fatto col canone Rai, questa trasmissione qua, è tutta quanta autoprodotta. Cioè Maurizio ci mette il suo impegno, io ci ho messo la telecamera e il tavolino qua, ci pensiamo anche, quindi è una cosa che è utilizzata a multiuso, e poi tra il multiuso ci vogliono gli spettatori che nei commenti, a volte sono più interessanti i commenti di quello che diciamo noi, quindi nei commenti partecipano a questa trasmissione. E poi se troviamo qualche sponsor per il viaggio, ben venga. Oh, guarda che se Matteo Montesi ci viene, non ci ho parlato, ma ci viene Sergio Simone, là Luca Simone, non mi ricordo come si chiama, quello di Bari che gli piace la gnocca, quello ci viene, figurati, però gli dovete pagare tutto quanto, quindi ci vuole uno sponsor. Poi ricorda di quello che dice Nietzsche: dai alla vita a piene mani e il tuo sacco non sarà mai vuoto, quindi vai, dai e ti ritorna più di quello che dai. Quindi pensa se ci troviamo sto sponsor ogni volta che ci fermiamo prima di mangiare, invece di dire la prima, Matteo Montesi sarà là che ringrazio il Signore per questo cibo, e noi faremo, ringraziamo la Flyer o qualche altra, ringraziamo la Flyer per questo cibo che ci viene. Cioè, quindi vi rientra, quindi interrompiamo. Mi raccomando, sponsor, mettetevi una mano sulla coscienza. Ciao.